Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi noi proveremo le mod di TNT, ma con questo pacchetto ci sarà anche aggiunto il pacchetto 25 TNT. Allora, partiamo prima di tutto la prima TNT, la Instant, che l'abbiamo già posizionata, che esplode appena l'accendi. L'esplosione somiglia a una delle TNT normale. Poi abbiamo la TNT per 2, questa è 2 volte. E l'esplosione, infatti, come si vede, è doppia. Poi abbiamo la TNT per 4, che questa è 4 volte. E infatti, guardate che buco enorme. Sembra anche più di 4 volte. Poi abbiamo la TNT per 5, che questa è 5 volte. E infatti il buco della TNT per 4 sembra un pochino più grande della per 5. Poi qui alziamo di molto il valore, abbiamo la TNT per 8, che aggiunta da questo pacchetto l'hanno fatta davvero molto potente, perché sembra anche molto più di 8 volte. E intanto, visto che non mi aspettavo che aveva delle radiazioni così potenti, è già esplosa al suo fianco la TNT per 10, che il buco si assomiglia molto, ma io trovo un pochino più grande questo qui della TNT per 8. Ma andiamo avanti e abbiamo la TNT per 20 che è morta, perché le radiazioni della TNT per 10, praticamente la TNT per 20 era il Vindicator, ma sapete già che questo addon costruisce TNT che appena le tocchi muoiono. Ma questa è la TNT per 20, che in questo caso spawna anche il fuoco. Poi abbiamo la TNT per 25. E guardate che bel buco. È veramente enorme. Poi abbiamo il doppio della potenza, ovvero la TNT per 50, che si trova in mezzo a questi girasoli che ora non ci saranno più. Guardate che buco enorme. Questo è veramente un buco enorme, perché guardate che radiazioni ha fatto, sono arrivate fino a questa montagna. Ma ora passeremo a uno stile ancora più potente. Questo stile è lo stile ancora più potente. Partiamo dalla TNT per 100, che sarebbe questo scheletro, ma in realtà sarebbe la TNT grigia, solo che qui è un po' buggata. Che è 100 volte la TNT normale. Guardate che cratere assurdo. Qui è anche molto più profondo. E delle radiazioni lasciamone perdere, perché è arrivata addirittura a questa montagna le radiazioni. È una bomba incredibile. Ma non è la più potente, perché abbiamo la bomba atomica per 200, che anche questa è buggata. E sarebbe una bomba atomica, ma qui somiglia allo scheletro Wither. Oh mio Dio, il buco è enorme e le radiazioni lasciamo perdere fin dove sono arrivate. Guardate qua, sono arrivate addirittura fino a qui, nonostante che il buco era lì. Ma ora abbiamo una bomba ancora più potente, che è la bomba idrogeno, che aveva il simbolo dell'H, ma qui pure è buggata, e l'uovo del zombie pigment assomiglia a quello. Ho dovuto fare un piccolo taglio, ma guardate che buco assurdo. In confronto alla bomba atomica siamo lì, ma si vede. Ragazzi, che le dite che questo è un pochino più grande. E quindi, fin dove arrivano di questa bomba? Anche da questa parte. Sono veramente assurde. Ora, giusto per cambiare un pochino, mettiamo la TNT nucleare sulla montagna, che intanto in mezzo a queste radiazioni della bomba idrogeno sarebbe il vagabondo, che pure questo è buggato, ma sarebbe la TNT nucleare per 500. Ah, sì. Ho
mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Guardate che cratere. Enorme. C'è un cratere assurdo. Ma ora, visto che abbiamo queste bombe, vorrei provare delle tre granate nucleari e la bomba nucleare aggiunte dal pacchetto Nuclear Weapons. Che in questo caso la palla di neve sarebbe una granata nucleare. Oh mio Dio! Cioè il cratere è enorme. Lasciamo perdere le radiazioni che si sono irradiate fino a questa montagna addirittura. E questa granata, che ne so. Il buco, per carità, non è mai grande quanto la bomba nucleare di prima. Però direi che, guardate, una cinquantina di volte sarà in confronto a una TNT normale. Ma ora abbiamo una granata ancora più potente, che è verde, e sarebbe proprio lo stemma nucleare il verde. E proviamola su questa montagna. È ancora più potente. Oh mio Dio, questo sì, è un buco gigantesco. Circa 200-300 volte la TNT normale. Perché guardate quanto è grosso il buco, è un enorme quadrato. Per le radiazioni lasciamo pure perdere perché guardate che roba assurda. Cioè fino a qui. E ora è il turno del botto finale. Perché questa è la bomba più potente aggiunta dal pacchetto Nuclear Weapons. Che tutte e tre sono bombe potentissime, ma questa è la più potente. Ed è proprio la TNT nucleare. È sostituita dal tritolome nucleare ed è assurda. Ragazzi. Oddio, lag. Oh mio Dio. Oh mio Dio. What? Oh mio Dio. Guardate che buco assurdo. Madonna, ma una bomba così, Madonna, quanto griffa. Cioè, direi che, a parte il buco che è enorme, le radiazioni, intanto sto laggando veramente a bestia, ma le radiazioni, guardate, che roba assurda! Cioè, ma guarda fin dove arrivano, ma quanto diavolo sto laggando? Cioè, fino a, guarda, guarda lì, guarda lì! Guarda! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ora, dopo tutto, passiamo alle due bombe più potenti. Che sono sempre le solite, lo sapete, la dinamite e la bomba nucleare definitiva. Tanto la dinamite è questa, si divide in nove. Però veramente le radiazioni di quella bomba lì mi hanno veramente sorpreso. Cioè, le radiazioni più lunghe che una bomba ha mai fatto. Vabbè, lasciamo perdere la dinamite che ha fatto un buco veramente pauroso, enorme. E ora abbiamo l'ultima bomba, la bomba nucleare, che questa dovrebbe essere ancora più potente. Eccola qua. E che questa pianura, se la proviamo qui, ora scomparirà questa pianura. Io metterò in pausa perché lagherà un casino. Tanto guardate, vi faccio vedere l'effetto del fungo nucleare. Ora metto in pausa. Tra l'altro, ricordatevi questa pianura perché dopo ve la farò vedere distrutta. Ragazzi, siamo pronti? Uno, due, tre. Boom. Cioè, guardare il buco quanto diavolo è enorme. È qualcosa di assurdo. Cioè, la pianura è stata disintegrata in confronto alla dinamite che ha già fatto quel cratere atroce. Guardate
Guardate questa! Veramente è enorme! E comunque rimarrà sempre la bomba più potente per i telefoni. Spero che il video vi sia piaciuto. Dopo questo vi ringrazio molto che in 15 ore siamo arrivati subito a 7 like nell'altro video delle granate esplosive. E io vi saluto e per salutarvi lancerò una bella palla di neve. Ciao!